Andiamo a Fermo, dove il trenino dei sapori promosso dal comune da Tipicità ha accompagnato residenti e turisti attraverso anche dei racconti legati al territorio e alla sua storia. Giuseppe Boucher. Trenino in ricordo della vecchia ferrovia Porto San Giorgio Fermo a Mandola, che qui a Mollini Girolo aveva la stazione di Rapagnano Monturano, oggi restaurata e sede di eventi come questo. Un viaggio turistico sensoriale per offrire a residenti e turisti degustazione di prodotti tradizionali del territorio, come la galantina in tre versioni abbinata a vini locali. A cura poi della sezione fermana di Italia Nostra sono stati proposti aneddoti e vicende curiose legate ai passeggeri del trenino che dall'Adriatico viaggiavano verso i Monti Azzurri e viceversa. E quanto all'udito, musiche e suoni evocativi di emozionanti atmosfere sono stati curati dal Conservatorio Pergolesi di Fermo, che ha riproposto i romantici suoni della tradizione filarmonica. E ad aggiungere all'appuntamento un tocco di creatività tutta made in Marche, l'artista fermana Simona Bianchini ha offerto al pubblico una creazione in diretta realizzata con elementi e materiali del territorio. Si è conclusa così la serie dei 7 appuntamenti di Emozione Fermo. Il programma proseguirà per tutto il mese di agosto alle piccole cisterne romane di Fermo con la Made in Marche Gallery. Già spiegato al professor Serri, al nostro convegno alla Camera di Commercio di Pesaro, le tipicità marchigiane. E allora ci deve essere questo grande ponte che unisce il nord delle Marche con il centro delle Marche, con la zona di Fermo, con quella di Urbino, la zona di Macerata con quella di Fano, addirittura il Riminese, che è interessatissimo alla riapertura di questa linea. E far conoscere tramite il treno con dei convogli speciali, veri, infatti molto belli, non certo quelli caratteristici e anche loro belli a vapore, ma con macchine e con diciamo vetture che sono alla pari con il mondo d'oggi, far conoscere proprio i prodotti tipici delle Marche, quindi i prodotti tipici di questa terra fermana che hanno raggiunto la notorietà in tutto il mondo, con altri prodotti tipici che vengono prodotti nelle zone dell'Urbinate, di Fano e anche delle zone limitrofe. Quindi è un ponte che si apre, e speriamo che questa collaborazione che con il professor Angelo Serri si è aperta quest'anno continui nel tempo e possa portare dei frutti sia a noi che alle zone qui di Fermo. Grazie.